Tra poco sarà anche il compleanno del nostro Roberto, eh? Benissimo. Ricordativo a Gorizia nei primi del Novecento, i suoi antenati. Alla cerimonia sono stati presenti, come abbiamo visto, il sindaco Ettore Romoli, l'arcivescovo di Gorizia Dino De Antoni, assieme a tutte le maestranze che hanno contribuito all'opera, alla realizzazione. Ma il ringraziamento più commosso di Don Bonetti è andato a Iosco e Luigi, i silenziosi e capaci, infaticabili lavoratori, sempre presenti in cantiere durante 20 mesi della durata dei lavori. Vai, fine? Sì. Fine lì, Cesare? Sì. Fine lì, partiamo noi! Bene, qua abbiamo l'architetto, parliamo a braccio, non c'è problema, noi non abbiamo bisogno di tante cose. Qua abbiamo e qua è la prima sposa che ho fatto io 20 anni fa, Cesare, quest'anno sarà la sua... ventennale. Il ventennale l'ho fatto io proprio in questa, non in questa chiesa, in quella chiesa di prima. Sì. Ecco, gli ho fatto io il matrimonio, uno dei miei primi matrimoni, e aveva il figlio di 17 anni. Vedo che è una chiesa molto ariosa, con tantissima luce, perché normalmente siamo abituati a vedere le chiese piuttosto buie, piuttosto tetre. Ecco la mia amica, la regina delle regine, Cesare, eccola qua, dai Cesare. Quindi qui invece... poi abbiamo dei vetri veramente... Dalle vetrate entra moltissima luce che dà un certo ariosità alla... Questo è il piano, sì. Alla struttura. Ti devo dire che da casa mia si sentiva la musica, il canto, una cosa musica celestiale che ha conciliato evidentemente. Queste sono le suore. Sì. Ecco, previdenza, provvidenza. Io ce l'ho sempre fissa, Provvidenza. Provvidenza. Ma speriamo che non siano le suore orsoline. Le suore della provvidenza. Le suore orsoline, le orsoline. La previdenza sono quelli dell'Inps. Va bene, comunque sempre loro che ti danno tutto. Leggi un attimo, fateci, vai, leggi velocissimo. Guardavo il giornale. Ecco, lui guardava il giornale. Quando c'è da guardare il film non ce lo guarda. Il bene, contrario. Questa è veramente una bellissima chiesa, guarda che ampia, larga. Prima ecco le tre campane. Adesso sentiremo l'arcivescovo, che abbiamo fatto l'intervista, molto bella. Comunque una chiesa veramente un'opera bella dell'uomo per dare visibilità alla liturgia, l'arte come espressione alta di creatività che renda tangibile ai sensi l'invisibile mistero della fede. Sentiamo. Ma anche una casa sentiamo per la comunità. Credo che ci volesse la sua determinazione, la sua capacità di far collaborare la gente insieme, la sua testardaggine di volere che le cose vengano fatte secondo quelle che sono le sue richieste e le sue esigenze. Quindi è stato un lavoro enorme, un lavoro grandioso, un lavoro che dimostra che quando c'è la volontà e c'è la determinazione, ci sono uomini che sono capaci di guidare le cose, si possono fare cose grandi. I tempi di realizzazione sono stati straordinari, quindi ringraziamo il Signore. E io sono contento anche perché questo quartiere, non avesse avuto una chiesa dignitosa, sarebbe un po' rimasto ai margini della città. Io credo che la chiesa renda questo quartiere ancora più prezioso, ancora più appetibile anche da chi può venire e desidera di avere qui la sua collocazione, la sua residenza. Quindi ringraziamo proprio Don Paolo di questo grande lavoro, è stato veramente una cosa straordinaria ed eccezionale. Però ci voleva anche un grande peccatore. Sì. Ma diciamo sì, il contributo è stato quello di essere accanto a Don Paolo, di dargli veramente incoraggiamento, di dargli anche quella, diciamo così, quella spinta a non lasciar perdere o a lasciar perdere alcune cose che potevano essere di intralcio e ad andare avanti. Allora diciamo buon lavoro, perché anche loro sono andati alla caccia dei soldi, Cesare, per costruire questa chiesa. Evidentemente hanno avuto maggior fortuna rispetto a noi. Ecco, sono andati a Roma. Cresce, perché anche dal punto di vista spirituale, perché non dimentichiamo che una chiesa resta sempre un luogo di culto, e pensare a un'inaugurazione di una nuova chiesa in un periodo di secolarizzazione come quella che stiamo vivendo è comunque un avvenimento in controtendenza. La chiesa è particolarmente bella, e Don Paolo è particolarmente bravo, e quindi credo che sia una bella giornata oggi. Io invece vorrei puntualizzare, allora io... ti hanno detto che Piazza Vittoria è la storia infinita, no? Però vorrei dire che non è sindaco, perché è sindaco, diciamo. Io ho detto abbiamo che non è lui quello che gli ha lanciato questa piazza, ma lui ha fatto tante altre cose prima, ha fatto l'inaugurazione di via Campagni, di via Mazzini, di via Castello, e tutte cose, tutto è fatto velocemente. Ma di Piazza no, è una disgrazia, c'è stato un fallimento di una ditta, ci sono state tutta una serie di difficoltà. Comunque è praticamente finita e a settembre faremo una bella festa per inaugurarla. Benissimo. Grazie. Buon lavoro,
Ci chiamerete, signor sindaco? E chiameranno Iosco per finirla molto presto, perché visto la Borno non parlano mai. No, un rappresentante del consiglio parrocchiale, e oggi ero in qualità di rappresentante della comunità parrocchiale. Io ringrazio naturalmente Don Bonetti, sarebbe ingeneroso se io dicessi che sono l'unica persona che ha dato l'anima. Tutta la comunità parrocchiale ha dato l'anima, perché è stata, come ho già avuto modo anche di dire nel mio intervento, è stata una chiesa fortemente voluta dalla comunità parrocchiale, perché attraverso un nuovo edificio di culto voleva testimoniare il forte radicamento di questa comunità al proprio territorio. E in che modo? Attraverso, ripeto, la costruzione di una chiesa che, ribadisco il concetto, non è semplicemente un luogo deputato al servizio religioso, ma vuole essere un luogo di incontro, un luogo di aggregazione per tutta la comunità. Bene, ringraziamo, allora salutiamo questa bella comunità, un grande brindisi, perché ci vuole brindisi anche per una chiesa, eccetera. Per forza. Bene, allora siamo alle fasi di conclusione, tanti auguri a questa comunità, alla mia, Montesanto, e la chiesa si è allargata. E pregate anche per Gorizia TV. Esatto, si è allargata la chiesa, sai per cosa, no? Sì. Quando che non ci sarà più sarà largo, no? Vabbè. Bene.